Salve a tutti! Oggi vorrei farvi vedere come realizzare una flip-flop card come questa utilizzando le Spellbinders o le Framelits. In realtà esiste già la fustella Sizzix che fa con un meccanismo del genere già pronta. L'ho vista tempo fa in un negozio, ma il prezzo mi sembrava eccessivamente alto, infatti quella serie di fustelle costa intorno ai 30-35 euro e quindi ecco un modo alternativo per avere lo stesso risultato a costo decisamente inferiore. Vi va di vedere come si fa? Allora, seguitemi! Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di un cartoncino 10,5x20 cm, dello scotch di carta, lo scorpal e delle Framelits. Noi utilizzeremo per ogni singola card solo due Framelits, ma vi ho fatto cioè due Spellbinders, scusate, ma potete utilizzare varie forme. Prendiamo il nostro cartoncino e facciamo due pieghe. La prima 7 cm e la seconda a 9,5 cm. Spostiamo. Ok. Facciamo queste due pieghe. Togliamo lo scorpal e centriamo. Prendiamo la nostra Framelits e la centriamo esattamente sulla, tenendo diciamo come punto di riferimento la prima piega, quella a 7 cm. Quindi la centriamo perfettamente e la fermiamo con un pizzico di scotch di carta. Così. Adesso ci spostiamo sulla Big Shot. Sulla prima placca posizioniamo il nostro la nostra card e mettiamo il secondo tappetino da taglio fino alla prima piega. Lo fermiamo così, quindi copriamo solo questa parte e fustelliamo. Giriamo il foglio e facciamo la stessa cosa dall'altro lato, quindi riposizionando il secondo piano in plexiglass fino all'altra piega. Così blocchiamo e fustelliamo. Tenete fermo. Quindi togliamo la fustella e vedete qui il risultato. Abbiamo lasciato questa parte centrale priva di taglio. Quindi pieghiamo, ripieghiamo dall'altro lato e la nostra struttura è pronta. Flip. Non ci resta che decorarla. Io ne ho decorate due. Qua ho utilizzato un'altra Spellbinders e quindi e all'interno, come vi dicevo prima, ho utilizzato la Spellbinders più piccola per creare questo spazio dove poter scrivere un pensiero o un augurio. Così. Ecco, e qui scrivete il vostro pensiero. Questa e questa qui. Bene, spero comunque vi siano piaciute queste card e provate a farle.
presto. Ciao ciao.